Benvenuti a questo che per noi è un festival, perché è un incontro tra poesie spagnole, cubane, italiane. È un progetto che abbiamo concepito ormai mesi fa, quando ai tempi del primo lockdown, quando ci siamo chiusi nelle case e abbiamo trovato nella rete anche la possibilità di far uscire la poesia, ed entrare con la poesia in tutte le case. E questo è lo spirito, visto che il lockdown sta continuando, prima che ci stacchi una luce e puntiamo tutto sulla poesia. E quindi questa è la presentazione della selezione italiana. Sono 25 i poeti italiani, come sono 25 i poeti cubani, e 10 sono gli amici spagnoli che si sono aggiunti. Faremo un bel sandwich dei tramezzini di poesia nei prossimi giorni. E la selezione, come sempre, le selezioni escludono più poeti di quelli che possono includere, quindi con sacrificio abbiamo scelto quelli che sono legati soprattutto alla Casa della Poesia di Milano, che qui spesso sì, provengono per lo più dal Nord Italia, in qualche modo che hanno avuto a che fare con le nostre serate in questi anni e che anche io conosco personalmente. Quello che abbiamo tenuto però soprattutto è dare una rappresentanza non solo dei poeti affermati, perché abbiamo naturalmente nomi come Maurizio Cucchi, come Tommaso Chemini, Roberto Mussapi, ma abbiamo voluto dare anche voce a poeti più giovani, quindi almeno un 50% che fosse anagraficamente più giovane, ma secondo me altrettanto maturi, anche perché hanno alle spalle dei libri importanti pubblicati. E soprattutto dare anche una rappresentanza femminile adeguata per rispecchiare quello che è effettivamente la poesia di questi tempi, di questo secolo, che è particolarmente ricco di poesia. Non sempre sono adeguatamente riconosciuti nel panorama editoriale, ma questa selezione vorrà proprio dare modo, specchio anche di questa realtà. So che quindi si incontreranno oltretutto 10 poeti italiani giovani con 10 poeti spagnoli. Sarà un bel incontro. Noi crediamo proprio che questa poeti in parallelo possa permettere un incontro, un dialogo per l'appunto tra culture, tra lingue, perché la poesia è sì, non ha confini, ma le lingue hanno dei confini. Ed ecco che in questo modo noi facciamo incontrare, traduciamo, ci auguriamo che questo sia l'inizio di tante iniziative che possano far ancora incontrare i poeti anche fisicamente. Quindi speriamo davvero che dopo questa settimana di poesia si aprono poi dei mesi in cui ci si possa vedere e leggere le poesie guardando negli occhi chi le ascolta. Voglio elencarvi i nomi dei poeti italiani in ordine anagrafico inverso, non inversi. Tommaso Chemini, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque, Luigi Cannillo, Mario Sant'Agostini, Roberto Mussapi, Giancarlo Contigia, Maria Pia Quintavalla, Paola Pennecchi, Antonio Riccardi, Alessandra Paganardi, Giovanna Rosadini, Mary Barbara Tolusso, Francesca Serragnoli, Rossano Pestarino, Andrea D'Alberti, Amos Mattio, Pietro Berra, Alberto Pellegatta, Marco Pelliccioli, Sabrina Crivelli, Maria Borio, Gaia Formenti, Paolo Cerruto e Giorgio Ghiotti.